Allora, come... Ian sempre, saluta e ridi, saluta e ridi. Ci ho plastificato. Come si fa, al di là delle assenze, a ritrovare gli equilibri di fino a 20 giorni fa, un mese, di solidità difensiva che nelle ultime partite avete un po' perso per vari motivi? Sì, per Rachmani, per Sì, Amir. sempre abbiamo l'equilibrio anche quando i risultati non sono quelli che vogliamo, ma il nostro è dare tutto in campo e anche un po' avere la fortuna. Quindi tutte le partite entriamo in campo concentrati e dare il massimo. Question. How do you find again the balance you had before all these recent performances? Answer. Balance is always there, even when we lose. All we need is to focus and go back to play the way we know. Ciao Amir, qui, ciao. Ciao. Domani è una partita da dentro o fuori, una sentenza. Che cosa scatta nella testa di un calciatore di fronte a situazioni come queste? Grazie. Sempre sono partite speciali perché ci sono 90, solo 90 minuti che possono decidere la fortuna di due squadre, quindi è una partita molto speciale e dobbiamo entrare, ti ho detto anche prima, in campo pronto e dare tutto. Question. Tomorrow is very decisive. What do you think you should do tomorrow? Answer. Tomorrow is a special match. It's very important for both teams. We need to be focused and hopefully be also be lucky. Radio Kiss Kiss sempre per davanti. Ciao Amir, buon pomeriggio. Io ti chiedo cosa è cambiato per te personalmente, sia dal punto di vista sportivo, ma anche e soprattutto da quello umano con l'arrivo di mister Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. È cambiato che adesso sto giocando in più, no? E sempre dico che in una squadra forte come Napoli. Devono essere sempre in ogni posizione due giocatori, quindi in nostra posizione centrale abbiamo quattro giocatori forti, è normale questo. Sì, il mister chiede sempre cose diverse, dipende dall'avversario, quindi prima di tutte le partite devi sempre essere concentrato in quello che lui sta cercando, perché cambiano le sue richieste, quindi devi essere sempre pronto. Amir. Question. What has changed for you with the arrival of the new coach? Answer. I'm playing more. In a strong team, you always need to have at least two players for the same role. We have four central defenders, and we are all strong. The manager asks us different things based on the opponent of the day. So all we need to do is to stay focused and put on the pitch what the manager asks us to do. Ciao Amir, quanto è importante per voi giocare una partita così decisiva davanti ai vostri tifosi e cosa ti aspetti domani dal pubblico del Maradona? Sì, ho detto anche domanda prima che è una partita speciale perché sono solo 90 minuti e decidono questi 90 minuti e la fortuna di tutte e due squadre. È normale come giocatore, tutti sognano queste partite, forse in competizioni ancora più importanti, quindi in queste partite si vedono i giocatori veri, quelli che hanno carattere e sanno quello che vogliono. Question. How important is to play home such an important match? Answer. As I said earlier, this is a special match. There are going to be 90 minutes that are going to be decisive for the future of the two teams. Players usually dream to playing those kind of matches, and we need to just be strong and focused. Pianeta Napoli.
Buongiorno Mir, la mia domanda è la seguente. Il Napoli nella sua storia con De Laurentiis ha sempre passato i gironi di Europa League. Tra le quattro squadre del girone la squadra con ranking più alto. Non qualificarsi domani sarebbe un gesto di per voi una sorta di fallimento europeo e quindi una sorta di, vi sentite responsabili nei confronti della società sia per i mancati incassi che anche per il prestigio? Grazie. Noi abbiamo responsabilità sempre, tutte le partite, non solo in Europa League, anche in campionato, tutte le partite abbiamo responsabilità, quindi sono tutte le partite che noi vogliamo vincere e giocare sempre per vincere, e quello che succede in campo qualche volta non è quello che noi vogliamo o quello che vogliamo che succeda. Napoli has always passed the go through the group stage under the De Laurentiis presidency. Do you feel responsible in case, would you feel responsible for the lack of incomes and money if you don't qualify to the next stages? Would you feel like it would be a failure? Answer. We always feel the responsibility when we go on to pitch. We always want to win, but unfortunately not always, that things don't always go as planned. Ciao Amir. Vista l'assenza, diciamo, perdurante del comandante, no, di Kalidou Koulibaly, sei chiamato a maggiori compiti di impostazione dal basso. Ti volevo chiedere, oltre a questo aspetto, per la tua, diciamo, completa, diciamo, per accrescere il tuo bagaglio da un punto di vista tecnico, dove pensi di dover migliorare ancora di più, visto che ora sei diventato un punto fermo della squadra? Grazie. Sempre c'è posto per migliorare. Anche quando giochi in squadre che sono le migliori in mondo, quindi sempre c'è posto per migliorare, ci sono momenti in partita che devi aspettare quando quei momenti vengono, e sono anche i momenti che non puoi fare niente in qualche situazione. Quindi sempre c'è posto per migliorare in tutti gli aspetti tecnico-tattico, sempre c'è posto. Grazie. With the absence of Koulibaly, you are asked to build the play from the back. Where do you think you can still improve? Answer. There is always room to improve, even when you play in the best teams in the world. When you play, you always wait for the right moment, but sometimes that moment doesn't come. Anyway, there is always room to improve, both technically and tactically. Okay, grazie Amir. Grazie.